benvenuti, bentrovati. Io sono particolarmente contento non solo di tornare a Grosseto, anche perché poi ormai insomma con tanti anni di lavoro insieme, dell'aver costruito questo che oggi vediamo, che di volta in volta diventa sempre più bello. Oggi sperimentiamo questo villaggio oltre, che è soprattutto l'opportunità di poter coinvolgere ancora di più quei compagni di viaggio, così FISPES li chiama, che sono coloro che vogliono fare un percorso, un pezzo del percorso della propria vita insieme, ma anche soprattutto un percorso culturale di crescita. Apprezzare quelle che sono le belle performance dei nostri atleti, e soprattutto è bello vedere nell'atletica paralimpica tanti atleti italiani che stanno crescendo sotto il profilo tecnico, veramente importante da poter poi rappresentare non solo in maniera dignitosa ma anche in maniera veramente superlativa quello che è la maglia azzurra, il tricolore, portare il tricolore in giro per il mondo. Emanuele Di Marino ha terminato la gara dei 400, ha in programma domenica un'altra gara. Intanto, come è andato questo ritorno sui 400? Sì, guarda, è andato abbastanza bene, avevo un po' comunque di preoccupazione soprattutto nell'ultima parte della gara, perché ovviamente quando è un anno e mezzo che non li prepari e non corri una distanza del genere, soprattutto l'ultima parte è un po' complicata e faticosa, però nel complesso sono contento e riparto da qui. Per la tua categoria è un ritorno sui 400, dici che probabilmente è il record, devi solo controllare quale tipo di record è stato, e per quanto concerne il tuo impegno domenica sarai anche sui 200. Sì, allora dovrebbe essere appunto il record europeo, devo controllare bene, e al di là di questo comunque fa sempre piacere ovviamente fare un bel tempo, quello però che a me interessa è cercare di arrivare preparato, con un lavoro comunque pianificato ed intelligente ai mondiali che sono a novembre, quindi dobbiamo lavorare diciamo con calma, senza farci prendere dalla fretta di migliorare subito, e i 200 di domenica saranno un altro test come sono stati questi 400, e capire poi da lì come lavorare e dove lavorare. Anche perché poi l'obiettivo, come tutti gli atleti, paralimpici o non, è quello di Tokyo 2020. Assolutamente, l'obiettivo è sempre quello di qualsiasi atleta, normo o para. Vediamo, lavoriamo, incrociamo le dita e speriamo che venga inserita anche lì una gara della nostra categoria. Grazie, in bocca al lupo anche per domenica. Crepi, grazie a voi. Lorenzo Marcantonini, record del mondo a Grosseto, quindi questa gara si apre praticamente con un record del mondo, per te grandissima soddisfazione, sei giovanissimo, allora te l'aspettavi, era preparata? Beh, preparare un record del mondo non è mai facile, quindi posso dire di sì come posso dire di no, devo solamente ringraziare la mia allenatrice e tutte le persone che hanno creduto in me per superare quel traguardo e battere quel record. Sei emozionato? Sono super emozionato, ma ancora non mi rendo conto di quello che ho fatto, magari entro stasera riesco a rielaborare. Senti, hai in programma altre gare da qui, in questi tre giorni di Grosseto? Ho domenica i 200 metri. Quindi speri di far benissimo anche sui 200 metri, ci puoi promettere qualcosa? Promessa è molto difficile, diciamo che non mi accontenterò di questo record del mondo. Prometti qualcosa allora per i mondiali? Promettiamo anche per i mondiali, ma finché non ci sono e finché non riesco a esprimere ciò che sono, non dico niente. Allora, complimenti e continua così. Grazie mille a tutti. Roberto La Barbera conclude con 6,99, una gara strepitosa, battuto di pochissimi centimetri, però 6,99 vale il secondo posto, quindi qui a Grosseto ti sei tolto una bella soddisfazione. Sì, sì, diciamo che se levavo sto centimetro sarei stato più contento, completavo la giornata. Oggi è il 7, abbiamo iniziato a gareggiare alle 7, il numero 205, 5 più 2, 7, c'erano tutti i presupposti per vedere sto cavolo di 7, in realtà l'ho fatto al secondo salto e di gran lunga superiore a 7, peccato che è stato l'unico nullo della giornata, però tutti i salti sopra i 6,90 sono entusiasta. Se posso permettermi, asse di battuta quasi perfetto oggi, hai saltato praticamente sempre su quel livello lì, ti è mancato veramente poco. Sì, mi è mancato poco, però sapevo di non essere al top. Io ho fatto un 7,20 un mese fa, poi ho dovuto ricominciare a caricare. Ho cominciato a scaricare la settimana scorsa, quindi oggi non
non speravo, cioè speravo di fare un buon risultato attorno ai 6,80, ma di essere così veloce, così rapido, non me lo sarei aspettato, soprattutto dopo 5 ore di viaggio. Io quando viaggio è un disastro, ci vanno 2 giorni per smaltirlo. Fortunatamente oggi ne è bastato uno e ho fatto una grande bella gara. C'è qualche altra tappa del Grand Prix per affinarti e poi magari i 7 metri potresti superarli ai mondiali? Ma 7 metri li supererò prima sicuramente, alla prossima gara, ho gli italiani fra un mese e quindi volevo farlo oggi davanti ai parenti di Grosseto. Che... ricordiamo che Roberto l'ha detto nella presentazione che c'è stato in comune, a Grosseto ha trovato dei parenti che non vedeva da praticamente 30 anni. No, non io, ma mio padre non si vedeva con i miei genitori. Io vedevo in tribuna delle persone che mi guardavano e l'altro, il fratello forse, uguale preciso a mia zia, e mi guardava. E io dicevo, ma è una coincidenza troppo strana. Poi alla fine ho riunito le due famiglie, dal Piemonte a qui in Toscana, ed erano una vita, 30 anni che non vi vedevate, vi eravate proprio persi di vista. Quindi grazie a Grosseto, grazie a una gara di salto in lungo nel mondo paralimpico, ho riunito due famiglie che era una vita che non si vedevano. E noi ringraziamo anche Roberto La Barbera che ci ha fatto anche dello show. Forse ti stai preparando per Ballando con le Stelle. Ballando per Tokyo. Ballando con le Stelle lo lascio a quando finirò di fare atletica leggera, magari con mia moglie assieme andremo, se mi vogliono andrò. E guaio che mi pare che non sei intenzionato a lasciare l'atletica. Assolutamente no, quest'anno ho fatto tutti i miei personali perché devo smettere. Quando mi accorgerò di non essere più competitivo a livello mondiale smetterò. C'è tempo, un'eternità per invecchiare.